Ciao Marcello! Ciao. Di diamante a fianco di Marcello De Vito e quindi gli do subito la parola, grazie. Abbiamo bisogno di questi. Sì. Dico, abbiamo bisogno di questo per parlare, cioè. No, sì. Vado? Che dire, a me la cosa che piace più di stasera è il senso di famiglia quasi che abbiamo tra noi. Questo è l'aspetto più bello. Siamo una comunità, una famiglia, si vede dai nostri sguardi, si vede dalle parole che ci scambiamo, e questo è l'aspetto più bello, perché poi a noi non è che siamo qui a chiedere i voti, come avrete anche notato, insomma, a me, anzi, come politicante non sono molto bravo, quindi non è che faccio questa campagna selvaggia, proprio perché a noi più che il voto ci interessa la partecipazione, la condivisione e la collaborazione. Siamo qui per raccogliere idee, per aprirci con tutte le realtà del territorio, e quindi a noi questo interessa. Un domani che entreremo, Fabio, Marcello, speriamo io, tutti gli altri, voi dovete venire con noi. Noi ci porteremo ogni cittadino, non solo chi ci ha votato, ma anche chi non ci ha votato, perché così lo convinceremo che insomma forse è l'ora di darsi una mossa, e entreremo tutti quanti insieme nelle istituzioni, perché questo è l'unico modo che abbiamo per recuperare la nostra città. Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale, dobbiamo far capire alle persone, informarle, renderle partecipi, e a questo punto poi il cambiamento avverrà da solo, non ci sarà più bisogno neanche di fare troppi sforzi. Dobbiamo ripartire dai ragazzi come me. Io, ecco, mi piace questo... Adesso che sto facendo un po' di campagna elettorale, quando do i miei bigliettini la gente non ci crede che sono candidato al comune, cioè mi dice ah vabbè, ah, ma il municipio, io dico no, la scheda azzurra, perché sembra che a 25 anni non si possa diventare neanche, perché ovviamente la gente si immagina i percorsi nei partiti, che devi fare 15 anni il consigliere municipale, poi se sei stato bravo a fare il consigliere comunale, poi se sei stato ancora più bravo a fare il deputato, bravo per il loro standard. Quindi noi siamo questo, orizzontali, una famiglia, partecipazione e via dicendo, insomma, grazie. Ciao a tutti, ha già detto praticamente tutto Enrico, il senso del movimento è questo, è la partecipazione, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo facendo un sacco di incontri sul territorio, nelle piazze, tra la gente. Io dico sempre, quella è la cosa più bella del movimento, parlare con le persone, sentire quello che hanno da dirti e sentire il loro malcontento, e noi saremo questo, saremo il punto di riferimento di tutti nelle istituzioni. Poi se ce la faremo ben venga, se no comunque saremo là dentro, saremo un pungolo costante, un riflettore, un megafono, saremo la vostra voce all'interno delle istituzioni. Speriamo anche con Enrico, perché come ha detto lui, anche Angelo, i giovani sono importanti, loro sono preparatissimi, questa cosa la possono fare, e quindi in bocca al lupo. Voi seguiteci, stateci appresso, stateci dietro, sosteneteci, rompeteci i coglioni quando sbagliamo, e in bocca al lupo. Volevo dire due parole, ma proprio velocissime, perché tante volte c'è qualcuno che mette in discussione il fatto che ci sentiamo una comunità vera. Oggi qui con noi ci sono anche tre parlamentari, due deputati e una senatrice, che sono stati invitati qui con noi e vengono sempre anche ai nostri banchetti, cioè classiche, l'idea classica del parlamentare, quella della persona che non c'è più, che è andata nel palazzo. Invece io posso affermare con estrema certezza che oggi non solo Marcello, che ancora non è eletto, ma anche loro che già sono dentro le istituzioni, stanno con noi. Ci abbiamo Alessandro, il movimento.
distrutto, però dopo che è riuscito ad arrivare. Nonostante tutto è nella nostra periferia, non sta nel palazzo, sta qui con noi. Grazie. Come Paolo e Federica. Io sto studiando l'imitazione. Sto studiando l'imitazione di Marcello De Vito, che fa sempre. Io sono un romano di Roma. Piace di stasera, che è il senso di famiglia, è quello che a me non mi piace in Parlamento, il senso di famiglia, perché di questo si tratta. Il lavoro che facciamo io, la Daga e la Taverna quotidiano è guardare la mafia negli occhi, questo è quello che noi facciamo e proviamo a combattere ogni giorno con risultati alle volte buoni, alle volte meno buoni. Oggi a me mi hanno messo nel tritacarne per delle frasi che non ho detto, dicendo che spacco il Movimento 5 Stelle e vado contro Beppe Grillo. Io, come ho ricordato ieri in assemblea, bisogna un po' ricordarci tutti quanti che senza Beppe non staremmo qua, cioè questo è un dato di fatto. Dico solo due parole. Io sono convintissimo che la strada, questa strada è quella giusta. Tutte queste persone, stasera siamo 30, 40, 50, dovremmo un giorno organizzare con Marcello a tappeto, così ci si divide il quartiere e si va a citofonare casa per casa con il candidato sindaco a tappeto. Questo io sono convinto che sposta più voti di una comparsata televisiva. Io ne sono convinto, perché anche se Marcello è mille voci, cioè, il peggiore dei nostri è 100 volte, no che Marcello sia peggiore, però il peggiore dei nostri è mille volte migliore del migliore dei loro. Cioè questo, guardate, è proprio così. In Parlamento io pensavo che c'è qualche cervellone, perché ci stanno le persone con le capocce grandi, tra cui Cicchitto, che c'è la commissione affari esteri, e che è stato un po', esatto, sì, lo vedo tutti i giorni, poi dici che mi è venuta la gastrite, e che è un cervellone, cioè pensate tutti i giorni, cioè non è bello guardare tutti i giorni Cicchitto, cioè il pinduista non è bella vita. Però a parte alcuni cervelloni che poi comandano, davvero in Parlamento c'è gente che non ne sa niente, per cui il fatto che noi cittadini, prima lo dicevano, 25 anni entriamo nelle istituzioni, lo possiamo fare. Io sono molto fiducioso su Marcello sindaco, perché secondo me succederà qualcosa di miracoloso. Però, come diceva lui, qualora non fosse possibile adesso, comunque entriamo nel Consiglio Comunale, tiriamo fuori carte, iniziamo a fare un'opposizione seria, cosa che facciamo in Parlamento. E per cui la strada è quella giusta, però la strada è proprio quella di stare in mezzo alla gente. Questa è una rivoluzione di noi cittadini che facciamo un sacco di sbagli. Io faccio un sacco di sbagli, un sacco, ma come tutti, però io ne faccio un botto, poi li faccio perché voglio sfondare tutto in un secondo, cioè di carattere, voglio cambiare tutto in un secondo, me lo del culo che non gliela faccio e faccio casino, cioè questa è la verità. Però dobbiamo stare, cioè la strada di stare in mezzo alla gente, di convincere persona dopo persona. Prima il signore lì c'aveva l'iPhone, no l'iPhone, però uno smartphone, e riprendevi, t'ho visto che riprendete, vergognate. E questa è la rivoluzione, perché se l'informazione la facciamo noi, cioè il Movimento 5 Stelle, io dico sempre, nasce con un obiettivo che è quello di eliminare democraticamente gli intermediari. Gli intermediari politici, i partiti, che oggi come oggi con la rete, con l'organizzazione territoriale non abbiamo più bisogno, ce l'andiamo a prendere direttamente le istituzioni, per quello siamo portavoce, per quello insistiamo su referendum propositivo senza quorum, ma anche su tematiche come lo Ius Soli, per cui io sono, lo dico a voi, totalmente d'accordo con la posizione di Beppe, poi voterò come cittadino quello che sceglie la mia coscienza sulla questione, però le decisioni importanti le dobbiamo prendere noi.
Il Movimento 5 Stelle cerca di lottare contro gli intermediari dal punto di vista economico. Se ci pensate, il chilometro zero, oppure Marcello dice sempre il car sharing, il carpooling, o anche gli orti urbani, sono tutti dei progetti per eliminare gli intermediari, per mangiare ciò che si produce e produrre ciò che si mangia. Cioè eliminare i centri commerciali, che sono proprio il tributo dell'intermediazione. Intermediare è sempre stato un esercizio del potere. E poi anche l'intermediazione mediatica. Oggi con questi iPhone, con questi... anche io mi sono dovuto fare l'iPhone, cioè un Nokia 3220, però se non sono fuori, in Parlamento sono fuori dai giochi, perché tutti si scrivono le cose su WhatsApp, ho imparato, e quindi non so quando ci stanno le riunioni, pure la Daga, che è tutta alternativa, però sta lì con l'iPhone e con la cosa. E con questi cellulari, con l'informazione, con la rete, che è in pieno sviluppo. Cioè oggi ci sono 23 milioni di contatti Facebook in Italia, ma domani ce ne saranno 40 milioni. Cioè la strada è quella giusta, ci vuole del tempo per fare questa rivoluzione, Piano diceva, culturale, non violenta, democratica. Non è facile, le persone ancora sono proprio lobotomizzate da questo sistema che oggi ci parla dello Ius Soli, che non è importante, va trattata per l'amor di Dio, ma serve solamente per coprire il fatto che Berlusconi, quel delinquente, la sentenza parla di persona che delinque. Condannata in appello, è la prima volta che è stato condannato in appello. Se una persona così non è degna di legiferare in Parlamento, non è degna. Il Partito Democratico ora si erge a difensore dei diritti civili, internazionali, voi siete razzisti perché mettete in discussione il principio dello Ius Soli, cosa mai fatta. È il partito che ha dato l'appoggio, che ha praticamente avallato qualsiasi scelta di Berlusconi negli ultimi 19 anni, non ultima quella buffonata della scheda bianca sulle elezioni di Vito Palma in Senato, oppure a me in commissione l'elezione di Cicchito. Che c'hai tu in commissione? Ermeda Rialacci, ah, vabbè, quello che si veste come cassa mortale. Paola, tu c'hai? No. Qua parliamo di diaria, qua gli dovremmo dare 150.000 euro al mese per guardarci i voti tutti i giorni. Comunque la strada è quella giusta e io ritengo, perché così abbiamo fatto anche con Selena la campagna elettorale, casa per casa, con le cene elettorali, andavamo, chiedevamo alle persone di organizzare una cena con 40 persone, arrivavano 40 scettici, uscivano fuori 30 elettori del Movimento 5 Stelle che poi come un virus si diffondono, mentre la televisione convince relativamente, poi questi sono squali, sono buoni solo a comunicare. Alfio Martini, chiedi 2 più 2, non lo sa, però è lì bravo, mette il faccione bello, il sorriso magico, alla Gigi Proietti in Febbre da cavallo. In questo senso è pericolosa la TV e bisogna secondo me avvicinarci piano piano, soprattutto parlando di contenuti. Io di questo ne sono convinto, perché poi la nostra rivoluzione di processo, cioè magari ci vorrà un po' più di tempo per fare questa rivoluzione, sti cazzi, ce lo metteremo, è vero che il paese c'ha fretta e c'ha fame. Però noi in Parlamento stiamo proponendo queste leggi, le stiamo proponendo una dopo l'altra, cioè la Daga, che secondo me è l'attivista e la 5 Stelle perfetta. No, perché io ti voglio fare questo complimento. È perfetta, sta in testa un obiettivo che è perfetto. E dovete vedere, lei prende, lavora a testa bassa, in silenzio, poi magari io invece sono un po' più uno d'assalto, di comunicazione, la Daga a testa bassa, lavora, e quando deve comunicare una cosa si porta dietro i giornalisti, venite, li porta magari a parlare con gli attivisti di temi, cioè è una sapienza, è un lavoro quello che fa Fede eccezionale, Paola che è un'altra combattente, cioè questo è il Parlamento. Ci stiamo secondo me comportando molto bene, nonostante degli errori, nonostante qualcuno sì, forse si perderà, qualcuno che non ha capito bene certe regole, anche se sono davvero pochi, però era fisiologica questa cosa. E non vanno neanche condannati, distrutti, gogni mediati, vanno semplicemente accompagnati fuori e tranquillamente. Però la strada è quella giusta. Insistiamo, perché è incredibile quello che sta succedendo. Qua in 3 anni noi siamo entrati in 163 in Parlamento e li abbiamo costretti dopo 19 anni di finanziamento a sposarsi alla luce del sole, proprio fiori d'arancio. Il re per la prima volta così chiaramente è nudo e l'abbiamo svestito noi cittadini. Per cui adelante, che questa è la strada giusta, io vi consiglio, perché vedo che funziona, che se stiamo un attimino e perdiamo un po' di tempo con una persona, magari anche in maniera intelligente andando dai tassinari,
dai banchisti dei supermercati, quelli che fanno opinione, perché un banchista non si è mercato, fa opinione. Perché mentre vende una carota ne spara l'idea, infatti deve parlare di Berlusconi. È così. Per cui in maniera intelligente si fa proprio un better plan, cioè un bel piano di battaglia, e si va in giro, casa per casa, mercato per mercato, negozio dopo negozio, siamo un botto, in un giorno facciamo, ognuno si fa 20 negozi, siamo arrivati, ci siamo fatti 3.000 negozi e il sindaco va a parlare con 3.000 persone che non si sono mai viste il candidato sindaco nel negozio. E queste, state tranquille, queste persone cambiano la loro visione delle cose. Per cui insistiamo sul territorio, presenti con le persone, perché la strada è quella giusta, e vi faccio un bocca al lupo a tutti quanti, candidati municipali, ai candidati circoscrizionali, a Marcello De Vito, speriamo futuro sindaco di Roma. Ultima cosa, sono una borgata e ci tengo a dire che bravo, perché mi piace combattere, io sono proprio da Lazio. Prego. In televisione ti ho visto. Così sei più bello. Ti ha dimezzato il prossimo consenso elettorale. No, noi il movimento è bello per questo, non c'è competizione, ognuno di noi porta avanti in maniera tranquilla la propria personalità. Ale è il nostro frontman, ce l'ha tutte, è bello, è giovane, è un combattivo, quindi ciò che ha detto lo sposiamo in pieno, sia io che penso Federica, che è vero, però l'ha descritta benissimo, è l'attivista perfetta, perché lei a testa bassa porta avanti un lavoro, per rendere il movimento quello che è. Lui era un ospite, io qui dietro ci sto male perché io sono in realtà parte integrante del territorio, sono nell'ottavo municipio, mi ci ritrovo e sono felice di ritrovarmi, perché stare là dentro si rischia di perdere identità. Lì non sanno assolutamente che cosa vuol dire la vita fuori. Io l'ho raccontata a qualcuno adesso che parlavamo insieme. C'è stata una persona che mi ha detto che un giorno Madre Teresa di Calcutta è stata invitata a un incontro sulla fame, e gli ha detto sulla fame del mondo, e lei ha detto sì, verrò a questo incontro se coloro che mi invitano per 3 giorni non mangeranno, perché per parlare di fame bisogna avere fame, ed è la verità. Per parlare di lavoro, per parlare dei problemi, bisogna averli quei problemi, e queste persone non ce li hanno, non hanno perso il contatto con quella che è la realtà fuori. Noi abbiamo un senso là dentro perché siamo la realtà che continua a essere uguale, trattate nella stessa maniera, perché siamo in 4 in un ufficio, ci sbeffeggiano, ci hanno cantato l'inno d'Italia PD e PDL quando hanno vergognosamente rieletto il presidente che ha concesso che noi fossimo di nuovo in un governo che finalmente però manifesto il modello unico, ci stanno tutti insieme, hanno ricreato una falsa opposizione perché l'unica opposizione ormai esistente avrebbe avuto diritto a 2 grandi presidenze come quelle del Copasir e della Vigilanza Rai, e non ce le potevano dare, il Copasir al Movimento 5 Stelle non sono in grado di darcelo, così come non erano in grado di governare questo paese se non nell'unica maniera che conoscono, che non è un governare ma è un continuare a rubare. Noi adesso cominciamo a lavorare, siamo nelle commissioni, abbiamo la possibilità di vedere che cosa succede, di raccontare che cosa vogliono continuare a far accadere. Beh, non glielo permettiamo, non continuiamo a non permetterlo. Io avrei da raccontarvi 74 miliardi di cose, ma quando prendo in mano una di questi cosi poi mi scordo tutto perché mi emoziono come una ragazzina, quindi abbiate pazienza. Delle mie oggi il buon Di Battista è stato beccato in un ascensore da un giornalista che non si è detto giornalista. Noi abbiamo dentro la camera qualcosa come 400 giornalisti tesserati che non si sa chi cavolo siano e sono completamente fanno pandan con la tappezzeria perché non riesci a vederli e ti ascoltano, e ogni respiro che tu fai ci fanno un titolo sopra, quindi qualsiasi cosa leggiate sui giornali per favore, ve prego, cioè, c'è
stanno proprio a giocare sopra. Siamo carne da macello, siamo la prima linea in una guerra dichiarata sin dal principio. Gli diamo fastidio. Il fatto che sia entrato dentro 109, 161 persone in tutto, gli danno veramente fastidio, li hanno completamente destabilizzati. Non volevano iniziare a lavorare, non facevano partire le commissioni. Poi perché non le hanno fatte partire? Perché una volta che hanno trovato l'accordo tra i due, si sono spartiti tutte le poltrone, tutte le presidenze. Presidenza significa che tu, quando stai in quella commissione, decidi che cosa fai per i prossimi 6 mesi. E quindi noi abbiamo i nostri tempi, noi facciamo partecipare le persone, quindi non abbiamo i tempi della politica, che ha una struttura alle spalle che ti dice cosa devi fare, dove devi portare la lobby, dove devi portare quell'altra cosa. Noi andiamo per i fatti nostri, ma nostri, non nostri, ok? Cioè, noi andiamo per la collettività, quindi porteremo gli interessi della collettività, non gli interessi dei pochi e di quelli che hanno i soldi o dei mafiosi che stanno là dentro, le famiglie. Ci sono famiglie intere là dentro. Noi in Commissione Ambiente ci ritroviamo, vabbè, il signor Realacci, che dice di essere un ambientalista, poi dice che cosa esce fuori. Ci ritroviamo Marroni. Marroni è il capogruppo del PD del Consiglio Comunale di Roma. Ok? Era quello che non voleva svendere la CEA. Attenzione alle parole, vi dico questo, un suggerimento, attenzione alle parole che usano. Svendere è una parola diversa da vendere. Sono due cose differenti. E uno che mi parla di svendita in Commissione Ambiente al Parlamento, a me fa paura. Perché ho già capito che cosa vuol fare. Però te lo dico così, ma non solo, con i servizi pubblici locali, perché ci hanno ormai venduto le mutande e quindi oltre alle mutande non sanno cos'altro venderci. L'ultimo documento che abbiamo visto, il documento economico finanziario, ma qualcuno ne ha sentito parlare di sto documento economico finanziario? Di che caspita si stava parlando nei giornali? Maledizione a loro. Cioè, ci stanno spezzettando il paese con un documento economico finanziario che è la Bibbia di Monti. E loro lo stanno portando avanti. Non gliene batte un accidente di quello che sono le necessità del paese. Siamo in un Titanic. E loro suonano il requiem, serenamente. Noi però stiamo andando giù, è la punta dell'iceberg, la punta dell'iceberg, perché uno come Berlusconi, per dire, è la punta dell'iceberg, vedete chi c'è sotto, l'iceberg è molto grande fisicamente quando vai sott'acqua. No, lui è solo la punta, attenzione, lui è solo la punta. Guarda chi c'è sotto, devi andare a scoprire chi c'è sotto, la famiglia Letta. Solo. Cioè, comunque gli daremo fastidio, non gli faremo fare le loro cose, staremo lì fino alle ore beate. Ieri è successa una cosa bellissima, questa ve la racconto così almeno siamo tutti più contenti. La commissione bilancio. Nella commissione bilancio ci sono 8 meravigliosi movimentisti di tutta Italia. Che succede? Stanno definendo quello che è il disegno di legge per poter far pagare i 40 miliardi delle pubbliche amministrazioni. Vanno lì, stanno all'articolo 3, alle 4 del pomeriggio, gli fanno passare un piccolo emendamento. Come? Che cosa dice l'emendamento del 5 Stelle? Allora tu come regione devi assolutamente abbassare la spesa corrente, perché altrimenti se non abbassi la spesa corrente mi obblighi la regione ad aumentare le tasse sul cittadino. E la commissione no, non te la facciamo passare questa cosa, figurati, perché dobbiamo fartela passare questa cosa, no, la dovete far passare questa cosa, no, non te la facciamo passare, la dovete far passare, perché come te la facciamo passare adesso? Votate nominalmente e mettiamo nero su bianco chi sono le persone che non vogliono far passare questo emendamento e chi invece la vuol far passare. L'emendamento è passato, però dobbiamo combattere fino alla fine. I ragazzi ieri riprendevano la commissione alle 8 di sera e andavano a oltranza. Oggi non li ho visti, non so che cosa hanno fatto, cioè, però so che i nostri emendamenti. Comunque le cose stanno andando avanti e noi non gli faremo fare quello che intendono fare, saremo la prima linea a bloccarli e a proporre le nostre cose. Ce la faremo. Ma,
saremo dietro, questo è poco ma sicuro. Partiremo da qui e arriveremo fino al Parlamento per sostenervi, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Un saluto a Marcello e poi ci continuiamo la nostra serata, grazie. A merda! Forza Roma, forza Roma! E a posto. Devo dire che ho sentito Ale, a parte il fatto che è laziale, sul resto mi convince sempre su tutto. Referendum, cacciata! Passiamo la mano! Vai allo stadio! Ale e Federica mi hanno convinto, perché poi come portavoce volevo pure dire, mi sembra giusto quello che è successo oggi, no? Visto che Beppe l'ho visto oggi, era al forum, abbiamo parlato un po', del fatto di andare in TV, perché probabilmente potrebbe essere indispensabile per tentare di vincere. E niente, diciamo, dopo un tira e molla sulle televisioni, sulle trasmissioni che hanno ampia visibilità, non c'è stato detto no, perché qua no, non lo dice nessuno, c'è stato chiesto preferibilmente di non andarci. Potete immaginare quali trasmissioni mi riferisco, Formigli, altre, lo stesso Santoro, che loro, Stefano, lo stesso Massimo Marinelli, hanno fatto un gran lavoro per tentare di concordarle al meglio possibile, quindi di non fare un talk show ma fare un confronto stile Sky, quindi con domande di due minuti. E quindi oggi ero un po' incazzato, si può dire, perché ci volevo andare perché tutto il movimento l'aveva chiesto, avevamo fatto pure un referendum e quindi volevo andare a giocare le nostre carte perché puntiamo a vincere, insomma. E poi invece ho sentito Ale e Federica e quindi mi hanno convinto perché effettivamente andare là significa aderire al sistema loro, che è un sistema interamente colluso, è il sistema colluso fatto dai partiti, da questa famiglia, dai giornali, dalle loro TV, che effettivamente sono loro, servono loro, non c'è niente da fare. Faremo anche senza le TV. Come pure i giornali, il messaggio. Porteremo la trasparenza e apriremo le istituzioni, tireremo fuori gli atti, apriremo i cassetti, quindi andremo a rompergli i coglioni. Poi se riusciamo a fare il miracolo, ben venga. E comunque ringrazio Alessandro e gli dico sempre forza Roma! Verranno visti da parecchie persone e soprattutto finalmente abbiamo delle voci che parlano da dentro il palazzo, perché fino ad oggi nessuno parlava, era tutta una famiglia. E vi ho detto tutto. Grazie a tutti, grazie. Non so ancora dire, però hanno un buon introito dall'erario, loro fanno una richiesta ogni anno per un tot di soldi per mantenere tutta la macchina e prendono un tot di soldi per mantenere tutta una serie di cose e poi usciranno fuori. E la nostra richiesta è quella di una voce in entrata, perché noi possiamo ridare indietro la quota in eccedenza. In questo momento moltissimi di noi hanno aperto un secondo conto corrente, in modo tale da non vederli nemmeno quei soldini. Vengono prima di tutto depositati nel secondo conto corrente, noi ci facciamo calcolare quanto è, a cosa corrisponde sto 5.000 lordo da un commercialista, un amico, qualcuno. Alcuni noi ancora non hanno fatto sto calcolo, ma non importa. Che stiamo lavorando. Perché sto non fa altro, infatti quello è il fatto, che stiamo facendo altro, non abbiamo tutto questo tempo. Nel momento in cui corrisponde alle piccole e medie imprese, che è bellissima. In questo modo però, la regione che gli ha dato il permesso di aprire questa voce in entrata, di fare il conto a parte. Sì. Cioè un conto a parte nel bilancio della regione, e loro perfetto. Se si potesse, io lo dico anche a loro, loro già lo sanno in realtà, perché gliel'ho fatto già presente. Un'iniziativa che reputerei buona è quella che l'ho chiamata Adotta uno studente,
dedicare una parte di questo fondo per finanziare le famiglie in difficoltà che non riescono a mandare i figli all'università. Per cui, sotto forma di contributo per le tasse universitarie e i libri scolastici. Io ho una proposta che ho avanzato, se la reputate valida sarebbe un buon contributo, anche perché dobbiamo investire in cultura e in formazione. Il Movimento 5 Stelle è una rivoluzione di processo. Il che significa che noi in assemblea non abbiamo sempre la stessa opinione, ma questo è bello, questo poi viene trasformato in siamo spaccati. Invece semplicemente dialoghiamo e troviamo alla fine una sintesi delle differenti opinioni. Io ci ho riflettuto molto e nonostante penso che abbiano appunto diritto gli studenti, gli esodati, i cassaintegrati, io però personalmente ho difficoltà a valutare chi ha più bisogno di un altro. Fermo restando che questi soldi, noi non è che rinunciamo a questi soldi come se facciamo un atto filantropico, questi sono quattrini che appartengono alla collettività, per cui non ci dite bravi, è un dovere e basta nostro. Io reputo che debbano, ci sto riflettendo, debbano comunque tornare allo Stato. È vero che lo Stato è corrotto e se li mangia, però è pur vero che chi decide che un esodato ha più bisogno di un cassaintegrato o ha più bisogno di uno studente che deve andare all'università? È complicato e c'è sempre il rischio poi di fare lobby sul territorio, cioè noi diamo quattrini a delle persone dirette e poi queste persone magari un domani voteranno Movimento 5 Stelle e questo non neanche vogliamo, non vogliamo neanche comprare i voti in questo modo. Allora l'ARS, l'Assemblea Siciliana, non è come la Camera dei Deputati perché ha possibilità pure di fare, come dire, è un organo esecutivo, non solo legislativo, cioè gli assessori che sono come i ministri, mentre il Parlamento è un organo solo legislativo. Ci rifletteremo in assemblea, io porterò questa mia idea, Fede magari porterà un'altra idea, un'altra persona dirà facciamo decidere alla rete, che ne so, ma poi troveremo una sintesi, una visione condivisa da parte di tutta l'assemblea che sarà la migliore possibile. Quel che è certo è che nessuno nella storia della Repubblica Italiana ha fatto quello che stiamo facendo noi, perché noi abbiamo iniziato l'indennità, rinunciato all'assegno di fine mandato. Io che sono romano, e non è che sono più bravo di un altro che viene dal Trentino, per niente, perché io ho delle spese minori, sono single, lo ricordo sempre perché magari qualche cosa si scappa, anche perché lavoriamo così tanto che manco c'è sta tempo se batte chiodo. Cioè, è bel movimento però. Sì, però sono giornalisti, cose, quelle se ne scontano i microfoni dovunque. E considerate che anche questa è una frustrazione, Cioè personalmente è una frustrazione perché le occasioni non mancano, però non c'è tempo per quagliare ed è veramente pesante. E poi sono da Lazio. Abbiamo, oltretutto, sembra una stronzata, però anche questa poi la comunicheremo bene. Abbiamo preso diverse vicepresidenze e segreterie delle commissioni. Io per esempio sono vicepresidente della commissione affari esteri e in quanto vicepresidente, una roba assurda, perché io comunque sono pagato per stare in Parlamento e sono pagato molto molto bene, 19.044 euro per un mese e mezzo di lavoro, io 19.044 euro l'ho visto in 4 anni di lavoro forse. Oltretutto, essendo vicepresidente, mi danno 560 euro al mese lordi in più e ai segretari 320, cioè pure cifre piccole, ma proprio, come dire, proprio per dire i mortacci vostra volevo rubare, è questa la realtà. Abbiamo rinunciato a tutto questo e costringeremo le persone a fare altrettanto. Letta, il nipote di suo zio, come dice Beppe, adesso parla di noi, no, i nostri ministri, però non rinunciano ai rimborsi elettorali, altri 42 milioni di euro a quali abbiamo rinunciato, cioè questa roba non l'ha mai fatta nessuno, non l'ha mai fatta nessuno. Quindi partiamo come comunicazione che noi stiamo facendo delle cose eccellenti, in più stiamo restituendo quattrini, ribadisco, noi che siamo romani, io Paola, Carla Ruocco, anche Fede, altre persone, però abbiamo spese differenti magari, restituiamo eccedenze di diaria. Io per esempio ho la possibilità di rinunciare a, ho fatto i calcoli, a circa 14.000 euro su 19.000 euro entrati, che sono tanti, guardate quando arriva la multa, bravo io.
siamo bravi tutti, perché una persona che viene dal Trentino, ha magari tre figli, è evidente che si debba prendere una casa, e neanche se la può prendere, con tutto il rispetto, a Civitavecchia, perché deve lavorare là, alle volte usciamo alle 11 di sera dal Parlamento, anche se è un discorso di sicurezza. E per cui c'ha delle spese che io non ho, e quindi magari lui restituirà di meno di me, ma non è che io sono più bravo di lui, o Federica è più brava di lui, o Paolo è più brava di lui. Diceva Don Lorenzo Milani che non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Quindi occhio alla caccia alle streghe. Poi se c'è qualcuno che fa la cresta, come dice Beppe, magari ci sarà, io sono ancora fiducioso, però se ci dovesse essere, la rete lo smaschererà. Sarà una persona che non dimostrerà le sue spese e amen, lo accompagneremo fuori e avanti un altro. C'è tanta gente che entrerà al posto suo, anche perché zero personalismi, quello che conta è il progetto, anche se parlare di progetto a Roma non porta tanto bene, o proietto. E, per cui occhio, attenzione, fiato sul collo, però neanche, però pure buon senso. Pure buon senso, perché ci sono io sono entrato ieri in assemblea, lo sanno i miei colleghi, in maniera talebana, a gamba tesa, incazzato, mi ero andato a denunciare tutto il mortacci vostro, così. Poi ho ascoltato varie persone che in effetti presentavano alcuni problemi, chi potrebbe perdere un assegno familiare perché comunque secondo il fisco gli entrano tutti questi soldi eppure rinuncia a tanti altri. E questo è un caso che va analizzato. Cioè, ribadiamo, non si possono fare parti uguali fra diseguali, l'analizzeremo, troveremo una soluzione, ci metteremo d'accordo, sinceramente neanche possiamo dedicarci solamente alla diaria, perché sti cazzi, esiste il reddito di cittadinanza, l'acqua pubblica, sono questioni più importanti, però troveremo una soluzione pure su quello. Poi, avanti per questa strada, avanti per questa strada, la strada è quella giusta. Siamo romani, de Roma. No, no, stavo imitando Marcello. Marcello che ci... No, io Derby non lo guardo il 26 perché sta... I goliardi che vanno raccontate. Allora, io ho un rapporto con le amazzoni del PDL, anche perché preferisco parlare con quelli... No, tranquilli. Preferisco parlare con quelli del PDL e con quelli del PD. Perché almeno nella loro disonestà sono onesti. Si dicono, oh, a me me l'hanno detto, ancora, ha detto, oh, noi siamo qua solo per farci i cazzi nostri, così te la napoletana. Però dicono, almeno tu lo sai che sono fatti così, quelli che ti sono sotto lì, vengono da vicino compagno, noi abbiamo fatto le stesse battaglie, noi veniamo dallo stesso territorio, e poi votano Cinquitto in commissione estera, così fanno. L'altro giorno vado dalla Di Girolamo, il ministro, e gli dico, Nunzia, perché poi io ho detto, poi io li prendo un po' per il culo, alcuni se ne accorgono, altri pensano che non li... E gli ho detto, Nunzia, ma te che cazzo ne sai l'agricoltura? E lei mi fa, io niente, proprio che ne so, non sapete di regolamento parlamentare. Così mi ha risposto, ma non è anche niente, ma stiamo imparando, no, anch'io sto imparando. E ho detto, lo vedi che c'è ragione, che chiunque può fare politica. Sì, ma io, voi ci avete ragione, cioè ci danno ragione. Ragione, però prendere per il culo, perché vanno pure presi per il culo. Ok, Bersani, un mese fa, io entro alle 8:30 in commissione a Montecitorio, di fronte all'ufficio di presenza c'era lui da solo, perché poi Bersani era stato proprio impallinato, abbandonato da tutti, no? E stava di fronte all'ufficio di presidenza così, mano in tasca, testa bassa, così camminava dicendo, diceva, porco poi, e proprio mi è venuto voglia di dire, Pierluigi, cioè, noi la fiducia non te la daremo mai, però andiamo a piano a birra insieme, cioè, perché stava veramente male. Ecco, sono così, e questo grazie alla nostra presenza, perché li stiamo distruggendo, poco a poco, picchiamo ai fianchi, magari non è un cazzotto visibile così facilmente, ma so i classici cazzotti ai fianchi, alla fine vengono giù, alla fine cascano, come a Roma. Ciao. Noi quando andremo a fare campagna elettorale come dobbiamo comportarci, insomma? Ricordargli quello che ha fatto il PD negli ultimi 2 mesi, perché il popolo italiano ha la memoria corta. Quando la serata nella quale hanno eletto Napolitano, Montecitorio era completamente circondato. E non erano attivisti del 5 Stelle, né i soliti che vanno in piazza, perché li conosco,
che sono una dei soliti che vanno in piazza negli ultimi 3 anni, quindi li conosco, non erano loro. Erano tutti elettori PD, SEL, elettori di destra, c'era tantissima gente incazzata. Cioè, io come mi rapporto con loro? Io gli parlo serenamente, però gli devo ricordare ciò che ha fatto il loro partito. Ricordiamoci questo, la memoria la dobbiamo mantenere viva. Facciamo questo. Ciò che ha fatto nel conflitto di interessi. Ha tolto le televisioni, quell'animale, si è traditi. Poi, Marini, del PD a privatizzarci le mutande. Esatto. È questo, parlate dei temi. Cominciando dal lavoro. Vabbè, diciamo, è una repubblica fondata sul lavoro. C'è qualcun altro che c'è domandine? Dov'è il prosecco?